Una squadra da corsa, mix equilibrato fra giovani ed esperti, pronta a rendere la vita difficile a tutti. Si prepara così la nuova Nutribullet Treviso, la prima che vede in panchina da inizio stagione Marcello Nicola, chiamato a metà della precedente per raddrizzare una situazione che si stava facendo pericolosa. Abbiamo cercato dentro al nostro budget di fare i colpi che pensavamo che fossero adatti a trovare una squadra che fosse eterogenea, che avessi delle diverse possibilità di gioco, e credo che ci siamo riusciti. Dopo, come tutto, questa è la teoria e questa è la carta, dopo bisogna giocare. Nel palazzetto di Sant'Antonino, per la prima giornata di lavoro in palestra, prima del ritiro di Domegge, Nicola non può contare al momento su Sokolowski e Antunen per gli impegni con le loro nazionali e su Adrian Banks, veterano strappato a Trieste, alla sua sesta esperienza italiana. Iro Egbue è dato in sede a ore. Ci sono giovani e uno straniero come Sorokas in arrivo da Varese. Nei tuoi primi ricordi, Treviso, era ancora la Treviso di Benetton? Sì, era ancora Benetton, perché poi c'era anche Lituani, c'era Motiuno, Siskauskas lì, giocava e mi ricordo da quegli anni lì. E poi ho seguito sempre, purtroppo quando non c'era più, era così, ma quando è tornato ho subito seguito di nuovo. Parlando un po' con i giocatori che hanno fatto il salto, sembrerebbe che la differenza principale sia a livello atletico, fisico. E quindi sì, dovrò lavorare per compensare questo, poi ovviamente il livello tecnico si alzerà e sono qua per migliorare. Possiamo dire che è una squadra che sembrerebbe fatta per un Vazzolero? Basta, si è fatta per Nicola, lui che guida la macchina, lui il cuoco, gli ingredienti li abbiamo scelti assieme, gli sono piaciuti, l'ha costruita in maniera molto omogenea, nel senso che sono giocatori che si completano, non ci sono copie, può avere delle ambientazioni tecniche di un certo tipo, ecco, mi piacerebbe che avessero la fame che avevo io, magari con un po' più di talento. Un campionato difficile come quello che si va a preparare, che Treviso Basket proporrà? Voglio una squadra che lotta e che si lascia tutto in campo, dalla palla 2 fino al fischio finale. Questo deve essere la nostra consegna prioritaria, per fare che i tifosi dopo siano orgogliosi di noi e soddisfatti del lavoro che svolgiamo, e ci vengano dietro, dobbiamo trascinarli noi.